Bentornati amici di Tra Città e Sapori. Quella di oggi è una puntata che inizia davvero ad alta quota. Guardate lo splendido, incredibile panorama sulla città di Thiene. Thiene si trova in un'ampia pianura circondata dai Monti Lessini a sud e i Colli Iberici, mentre a nord dall'altopiano dei Sette Comuni. Quest'area è la cosiddetta zona della pedemontana. Godetevi ancora questa immagine, ringraziamo il pilota Tarcisio Carollo e ci vediamo tra pochissimo nel centro città per scoprire cosa offre tra arte, storia e cultura la città di Thiene. A pochi chilometri dal centro di Thiene sorge l'aeroporto Arturo Ferrarin. Presidente dell'aeroporto di Thiene, Giovanni Gasparotto. Giovanni, quali sono le attività che si fanno oggi in questa struttura? Sì, Thiene nasce nei primi anni 70 come sede di un piccolo aeroclub, ora invece è sede di numerosissime attività. Contiamo dalle 10-12 attività aeronautiche. Partiamo dalla scuola di Alianti e la sede dell'aeroclub di Alianti per Alpi Venete, seguendo la scuola di elicotteri, la scuola di aerei certificati, la scuola di ultraleggeri e ultraleggeri avanzati, la scuola di droni. Poi abbiamo la sede di varie attività, anche quali il paracadutismo, con la scuola di paracadutismo, e oltre a questo serviamo un'utenza privata di voli di elicotteri. Grazie Giovanni. Il nome di questo aeroporto deriva da un aviatore tienese, Arturo Ferrarin, ma chi è questo aviatore? Andiamo a vedere. Siamo all'interno della sala Ferrarin del comune di Thiene. Sono con lo storico appassionato di storia Roberto Mantiero, che ci racconterà qualcosa di più su questo aviatore ateniese, uno dei quattro conosciuti nella storia, Roberto. Allora, la vita da pilota di Arturo Ferrarin inizia nella Prima Guerra Mondiale. Lui, appena preso il brevetto, dopo aver fatto istruttore a Cameri per circa quasi un anno, riesce ad arrivare al fronte e rientra nell'80ª squadriglia caccia di stanza a Padova. E al suo attivo ci sono due vittorie certe. Una praticamente fatta ad Asiago, ha battuto un caccia austriaco da ricognizione in prossimità tra Asiago e Gallio, e l'altra praticamente sulla zona del Grappa. E lui diventerà ulteriormente famoso perché parteciperà nel 1920 al Raid Roma-Tokyo, partendo da Centocelle, insieme con un altro pilota. Ecco ciò che lo ha reso così noto ed ecco perché è stato dato questo nome anche all'aeroporto qui a Thiene. Però c'è un altro aviatore. Nessuno sa che praticamente a progettare questo volo è stato Francesco Ferrarin e Antonio Locatelli, con la supervisione di Finzi, che erano tutti e tre piloti dell'87ª squadriglia SVA, detta la Serenissima. Bene, ecco perché comunque Arturo è diventato così importante nella storia, tanto da dare il nome a questo aeroporto. Sì. Grazie Roberto e in bocca al lupo per il suo cortometraggio. Noi invece seguitemi perché la nostra visita nella città di Thiene è solo iniziata e dobbiamo scoprire davvero tante tante cose legate al presente e al passato. Thiene è una graziosa cittadina in provincia di Vicenza. È ricca di sapori antichi e moderni, di tradizione, storia e cultura. Allora andiamo assieme a vedere quali sono le caratteristiche che fanno di Thiene un vero gioiello, come ad esempio il teatro comunale. Splendido gioiello Liberty, raro esempio del suo genere ancora esistente in provincia. È opera dell'architetto Romano Dalmaso, costruito a partire dal 1897 con l'aiuto del comune che patrocinò la realizzazione dell'opera.
Molto elegante è la sala, tutta in elementi lignei, comprese le colonne tornite che sorreggono le due ariose logge con sei palchi. Negli elementi architettonici prevalgono volute, linee sinuose e sagome morbide, mentre le decorazioni prediligono fiori, nastri, figure e teste femminili che creano una continuità piena di armonia e di grazia. Oggi il teatro è al centro della vita culturale e sociale della città. Vi si tengono ogni anno una stagione teatrale e cabarettistica, una stagione musicale e lirica, nonché opere di danza e balletto, oltre a numerose conferenze, convegni e manifestazioni varie. In un salone attiguo al foyer bar del teatro si trova inoltre la Pinacoteca Comunale. E poi c'è il Duomo, che custodisce il Museo di Arte Sacra, inaugurato il 15 marzo 1999. L'idea di un museo che raccolga oggetti liturgici, arredi, documenti, suppellettili, nasce nel 92, quando l'arciprete Angelo Rigoni si rese conto della profonda devozione religiosa fortemente radicata nella comunità atienese. Le opere disposte per tipologie e riti religiosi comprendono incisioni, reliquari, icone russe e orientali, argenti, biancheria liturgica del sacerdote e dell'altare, alcuni quadri e libri antichi a stampa. Sono preziose testimonianze del nostro passato, gelosamente conservate da atienesi. Una volta giunti al museo, si resta stupiti di fronte alla teca centrale, che conserva il sontuoso baldacchino in tessuto d'oro ed argento. Per quel che riguarda le oreficerie, si segnala la presenza del reliquiario della Santa Croce, databile alla seconda metà del Settecento. Un museo dall'alto valore artistico e storico, narrante la vita della comunità cristiana ateniese, che non può essere concepita se non in corrispondenza con l'appartenenza territoriale, culturale e artistica a Venezia e alla Repubblica Veneta. Non c'è cosa migliore per conoscere una città che parlare con i suoi cittadini. Sono con Luigi Pavanello, presidente dell'Associazione Albergatori, che mi racconterà qualche segreto, qualche aneddoto in più, qualche curiosità su questa bomboniera di città. Cosa offre, tiene, Luigi? Allora, qui Elisa ci troviamo in piazza Chilesotti, è una piazza adiacente al Castello Colleoni, mentre dietro di noi abbiamo il teatro del paese, il teatro comunale. In queste piazze hanno luogo il mercato a lunedì mattina, da cui appunto dopo prende anche il mercato rinascimentale che si ha ad ottobre, e tutte le manifestazioni un po' caratteristiche. Nel mese di maggio abbiamo Tiene tra fiori e sapori, mentre alla prima settimana di settembre, rientro dalle vacanze, c'è appunto la festa del buon rientro. Per proseguire con la prima settimana di ottobre, che abbiamo la rievocazione storica col mercato rinascimentale, e per finire l'anno, che nelle prime due settimane di dicembre abbiamo Natale di Fiaba, una manifestazione dedicata ai bambini e al Natale. L'isola pedonale qui prima era transitabile tutta questa zona del centro, mentre negli ultimi anni si è preferito chiuderla. Tiene si trova in una posizione abbastanza centrale tra tutte le città d'arte del Vicentino. Siamo molto vicini a Bassano, Marostica, Vicenza, ai piedi dell'altipiano di Asiago. Potrebbe essere proprio il punto di partenza anche per visitare quello che è l'entroterra della zona pedemontana. È sicuramente un punto favorito anche per le vie di comunicazione. Diciamo che non si vive solo il sapore dell'arte, della storia e della cultura qui nel centro cittadino, ma ci sono anche tantissimi locali, bar per la vita all'aria aperta e anche per la vita giovanile. Beh, sicuramente all'ora dell'aperitivo si anima, è forse il momento più animato di Tiene. Ci sono un paio di localini in cui appunto si può star fuori e vivere la città sotto altri aspetti. Bene, Luigi, adesso seguitemi, andiamo a vedere Palazzo Cornaggia e poi Villa Fabris. Trouble. If I stay, it will be double.
Palazzo Chilesotti Fabris è quello che vedete alle mie spalle e dopo un lunghissimo lavoro di restauro ha riuscito a riportare in vita un'antica villa del Settecento e rappresenta uno degli esempi più significativi in terra vicentina di un'architettura neoclassica di matrice illuministica che a cavallo tra la seconda metà del Settecento e i primi anni del secolo successivo fu ampiamente divulgata sul territorio, soprattutto grazie all'opera degli architetti neopalladiani. Primi fra tutti Ottone Calderari e Ottavio Bertotti Scamozzi. E oggi è diventata la sede della Scuola Internazionale dell'Artigianato e dell'Edilizia Storica. Restauro e recupero delle opere d'arte, è questo lo scopo di Fondazione Fabris. Stefania Barsoni è la direttrice. Stefania, cosa possiamo dire su questa villa? Una villa del Settecento, potremmo dire ridotta non molto bene, è stata recuperata grazie a tantissimi lavori di restauro. Sì, la villa ha appunto questa matrice settecentesca, ricalca fedelmente quelle che sono le ville di campagna dei nobili vicentini e veneti in generale. Ha questo andamento architettonico tipico chiamato del salone passante che mette in comunicazione la facciata principale alla vista sul retro dove c'era il parco più intimo ma anche i broli, i frutteti. Il centro è nato con vocazione internazionale con lo scopo di formare gli artigiani che si occupano di restauro in quelli che sono i mestieri antichi. Quindi il primo scopo della fondazione è di agire nel portare avanti e far conoscere alle nuove generazioni le tecniche antiche. Vieni con me nel nostro laboratorio così ti posso far vedere e toccare con mano quelli che sono le materie prime che vengono utilizzate nei nostri moduli formativi. Allora, Elisa, vieni, ti faccio vedere, questo è il nostro laboratorio. Quando non abbiamo corsi rimane allestito con un percorso didattico. La prima cosa che viene insegnata, come potete vedere da questi vasi, è l'utilizzo dei materiali a partire dalle materie prime. Questo è il percorso dell'affresco, potete vedere si parte dallo spolvero, quindi da tracciare sulla base quello che è la linea generale del disegno che vogliamo realizzare e poi via via con la colorazione. Questo riguarda l'affresco, invece per le sculture oppure per il ferro battuto come si procede? Allora, noi lavoriamo i cinque materiali base, quindi sono la pietra, il legno, lo stucco, il metallo appunto e poi le pitture murali. Quindi insegnare come ci sia una tecnica di lavorazione del materiale, ma che lo stesso materiale poi possa essere ulteriormente decorato o definito in dettagli particolareggiati. Come ad esempio questo frammento decorativo, come facciamo a capire la parte mancante come era disegnata o raffigurata dalla statua? Beh, in effetti questa è un'ottima domanda. Questa è la parte che precede l'inizio del lavoro vero e proprio, diventa uno studio sulle possibilità di riproduzione. Naturalmente ci si rifà a quella che è l'epoca del frammento che abbiamo a disposizione, lo stile che veniva utilizzato, quindi si fanno ricerche e poi si prepara un calco, come vedete su questo lato, della parte mancante e viene così studiata l'integrazione del pezzo. Grazie Stefania, abbiamo parlato di arte, storia e cultura proprio perché nel territorio dell'emendamento di Thiene l'artigianato ha sempre avuto un ruolo fondamentale. Sì, dici bene. Dico Elisa. Bene Andrea. Dici benissimo Elisa. Andrea Piovan, presidente Confartigianato, che ci racconta come nella storia l'artigianato locale ha sempre avuto un ruolo fondamentale. Noi in Fondazione Villa Fabris, come Confartigianato, ci abbiamo sempre creduto dall'inizio e credo con ottimi risultati che sono alla luce anche internazionale. Nel territorio di Thiene abbiamo delle forti specializzazioni nel settore del tessile, nel settore dei servizi alla persona
e non solo, perché poi abbiamo anche nel settore agroalimentare delle veramente delle eccellenze che credo che... Sì, c'è una tavolata che ci aspetta in un'altra sala sempre di Villa Fabris, andiamo a vedere. Si sente davvero un ottimo profumino da questa tavola imbandita con i prodotti del nostro territorio. Manuel Xausa, il referente della strada del vino del Torcolato, è qui apposta per spiegarci quali sono i prodotti tipici, partire da Sopressa, Manuel, l'Asiago, poi cos'altro? Beh, ci troviamo davanti alla Bengodi della Pedemontana Vicentina. Moltissimi prodotti di denominazione, Sopressa Vicentina DOP, formaggio Asiago DOP, polenta con il baccalà e bigo di collani tra asparago di Bassano DOP e numerosi prodotti appunto come affettato da abbinare naturalmente ai vini del territorio. Ci troviamo nella strada del Torcolato di Vini Breganze, una varietà di 16 vini ad hoc, l'emblema della zona è la varietà Vespaiola, appunto prodotta esclusivamente nel nostro territorio, da cui possiamo ottenere vino spumante, fermo oppure passito. Il Torcolato, che è l'emblema appunto della zona. Eccolo qui questo Torcolato. Che vino è? È un passito? È un vino, dirlo passito non è un termine tecnico, giusto? Diciamo più che un vino dolce non dolce. Okay. È un vino ottenuto con le uve passite della varietà Vespaiola e che si abbina perfettamente ai formaggi, quindi un formaggio arborinato, potrebbe essere Roquefort, Stilton, oppure, essendo in Italia, del Gorgonzola, magari provare anche col foie gras, però quella pasticceria secca oppure quella traccia di tiene è l'abbinamento ideale. Hai detto bene Manuel, tra questo trionfo di prodotti ne manca uno davvero tipicissimo della città di Thiene. Sto parlando della treccia dolce, andiamo in pasticceria per vedere come si prepara la treccia d'oro. La treccia d'oro è un dolce tipico di Thiene, è stato fatto ancora negli anni passati da generazione a generazione ed io sono ben 29 anni che faccio la treccia d'oro. Gli ingredienti per preparare questo dolce sono: partiamo sempre con la farina, il lievito e l'acqua in prima fase, poi andiamo con l'aggiunta di burro, di zucchero, di uova, di miele, di aromi e in preparazione finale, in pezzatura, arancio e uvetta. La treccia viene fatta in varie fasi di lavorazione. Partiamo con la prima fase, che è quella importante, impasto bianco, che si tratta di acqua, di farina e di lievito di birra. Successivamente viene fatta una seconda fase con l'aggiunta di burro, zucchero e uova. A fine lavorazione degli impasti viene messo a lievitare su un tempo dai 40 ai 60 minuti. Una volta lievitato viene steso l'impasto, viene steso e viene fatta praticamente la finitura. Viene messo un composto di burro e zucchero per l'attaccatura dell'uvetta e dell'arancio. Viene spalmato su tutta la pasta, uno strato leggero. A questo punto viene fatto l'aggiunta del materiale finale, che è l'uvetta e l'arancio. E si comincia a rotolare la pasta. Punto vengono messe a lievitare in cella di lievitazione 35-40 gradi. A lievitazione ultimata viene messa in forno e cotta per mezz'oretta, 30 minuti. Una volta cotta
la treccia viene poi ultimata con dello zucchero a velo. Questa è la treccia d'oro di Tiene. Sono con Massimo Vicentini, titolare dell'azienda di Caramelle Vicentini, un'azienda che fa caramelle da generazioni. Siamo arrivati alla quarta, Massimo. Sì, io sono la terza, ho mio figlio qui presente che rappresenta la quarta generazione. Che tipologia di caramelle si fanno qui? Noi facciamo una vasta gamma di caramelle, il nostro fruttino, che da qui nasce il nome. Poi piano piano abbiamo aggiunto una serie di altre eccellenze, tra i quali le moules polacche, di cui siamo leader italiani, e poi molte altre caramelle senza zucchero, tutte prodotte in combinazione con altri artigiani. Qui alle nostre spalle le caramelle vengono confezionate. Questa è una linea di confezionamento, come funziona? Praticamente noi carichiamo dietro la macchina, nella tramoggiana, sacchi da 20-30 kg di caramelle che poi vengono portate in alto sulle macchine, vengono pesate, poi vengono stampate le diciture di legge, gli ingredienti, tutte quelle cose nelle buste, quindi scendono e vengono fatte questa macchina qui, vengono fatte le buste, mentre in quest'altra macchina facciamo dei sacchettini che sembrano molto artigianali. La vostra, Massimo, è un'azienda che vive da generazioni, che si tramanda di nonno, padre in figlio. Però anche per tutte le nuove leve che vogliono aprire una nuova attività non si è più soli, non si è abbandonati. Ci sono le associazioni di categoria come il CNA, c'è qui il presidente Claudio Porra che ci racconta l'aiuto, il sostegno che viene dato alle nuove attività che vogliono nascere. Sì, noi seguiamo le nuove aziende dall'inizio, anzi ancora prima che iniziano questa attività, perché abbiamo uno sportello che si chiama Crea Impresa in collaborazione con il Comune di Tiene, dove noi forniamo i funzionari che gratuitamente danno consigli a chi vuole intraprendere una nuova attività. Abbiamo un occhio di riguardo per quanto riguarda lo sviluppo e l'aiuto, per esempio, andare verso i mercati esteri. Abbiamo un servizio di internazionalizzazione, le possibilità di fare la consulenza per quanto riguarda proprio la gestione. E poi, signor Claudio, c'è anche un'altra attività che lei non ha menzionato, è l'attività di controllo qualità. Come funziona? Meglio ve lo spiego io. Anche nelle aziende famose come la sua, signor Massimo, si fa così, si fa controllo qualità. Quindi si apre questo bel pacchetto, apra qui le mani, ecco qua. Io intanto che faccio controllo qualità vi saluto, vi do appuntamento alla settimana prossima, sempre con me tra Città e Sapori. Allora, questa che gusto è?